Il popolo antico li vedeva come messaggeri degli dèi. Come venti soprannaturali che soffiavano dal regno degli spiriti. Per la scienza moderna, questi spettacoli di luce polare, chiamati aurore, sono vortici di gas elettrificato, scagliato nella nostra direzione dal Sole. Oggi i ricercatori della nuova generazione vedono in questa sostanza dinamica, detta plasma, una fonte di energia che un giorno potrebbe diventare il carburante dell'umanità. Dunque, cosa possiamo imparare e fin dove possiamo arrivare? Sfruttando l'inafferrabile ed esemplare quarto stato della materia. Un piccolo gruppo di scienziati si è recato a Fairbanks, in Alaska, per realizzare quello che può sembrare un sogno impossibile: rivoluzionare i viaggi nello spazio. Controlla che non perde. Il dottor Ben Longmire e il suo team dell'Università del Michigan hanno progettato un nuovo tipo di motore a razzo che assicura un modo più veloce ed efficiente per spostarsi nello spazio. Aprila, aprila. E sono qui per testare i componenti di questo razzo, inviando dei palloncini a un'altitudine di 30 km in ambiente spaziale. Sopra i poli nord e sud, le condizioni sono davvero rigide, come si può notare. Il nostro pianeta è bombardato da un vapore costante di particelle cariche emesse dal Sole. I campi magnetici terrestri canalizzano queste particelle, trasformando la notte in uno spettacolo di colori. Stiamo preparando al lancio. Dobbiamo controllare che le tute siano a posto. Mentre la maggior parte degli astronauti si allena a vivere e lavorare in assenza di gravità, muovendosi in tute spaziali ingombranti, abbiamo ricontrollato i dati. Questi aspiranti esploratori spaziali si stanno preparando a vivere in alcuni degli ambienti più difficili della Terra. Una volta lanciato il loro carico, questi salirà lentamente nell'atmosfera soprastante. Dopo aver fluttuato per tutta la notte intorno a quasi tutta l'atmosfera, il carico si staccherà dal palloncino e con un paracadute raggiungerà la Terra. La sua destinazione dipenderà dalle condizioni del vento, sempre variabili. La squadra deve essere preparata per recuperarlo attraverso un ampio tratto di deserto innevato dell'Alaska. Avanti! 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 Per comprendere la natura rivoluzionaria dell'idea di questo team, torniamo agli albori della missilistica. Per oltre 100 anni, la tecnologia di un razzo non è cambiata. Si riempie un cilindro con sostanze chimiche volatili. Attenzione! Prepararsi al lancio! E ci si prepara per un'esplosione controllata.
Ciò che spinge il razzo è la forza dell'esplosione. Sei! Al giorno d'oggi, i razzi chimici sono gli unici ad avere abbastanza spinta per vincere la gravità terrestre e trasportare un carico utile in orbita. Un altro piccolo passo verso il futuro. Ma non sono molto efficienti. Più pesante è il carico, più carburante si utilizzerà per sollevare il razzo nello spazio. E quindi, senza dubbio, un maggior consumo. Per esempio, uno dei leggendari razzi Saturno V del programma Apollo pesava intorno ai 177.000 kg. Riempito di carburante, pesava quasi 16 volte di più. Lo Space Shuttle si appresta a fare il suo ultimo. La navetta spaziale a pieno carico pesava circa 100.000 kg. Quando si aggiunsero alcuni mezzi e carburante, si arrivò a 2.000 tonnellate. Indipendentemente dal peso, un veicolo spaziale, per sfuggire alla gravità terrestre, deve raggiungere una velocità minima di 40.000 km all'ora. Tuttavia, all'epoca non c'era abbastanza carburante per un'accelerazione verso pianeti più distanti. La maggior parte delle missioni, al di fuori della Terra, hanno fatto affidamento sulla loro velocità del lancio iniziale. La sonda gemella di Voyager, per esempio, non aveva abbastanza velocità per raggiungere la sua attuale posizione ai confini del Sistema Solare. Per darle una spinta, i pianificatori di volo la spedirono nel campo gravitazionale di Giove e, grazie alla sua attrazione, si diresse verso Saturno. Voyager 1, invece, utilizzò Saturno per accelerare a 63.000 km all'ora. E Voyager 2 ha ottenuto ulteriori aiuti da parte di Saturno e Urano. I razzi di Ben promettono una maggiore autonomia del gas rispetto ai razzi chimici tradizionali, con una potenza sufficiente a raggiungere obiettivi lontani più rapidamente. L'idea è che una volta nello spazio, i razzi usino l'elettricità per creare una leggera forza che nel tempo possa accelerare di molto la loro velocità. I razzi vengono spinti dallo stesso combustibile che la natura usa per alimentare il cosmo. Non molto tempo dopo il Big Bang, l'universo fu inondato da vaste riserve di idrogeno. Continuando ad espandersi, per effetto della gravità, si formò la materia in concentrazioni sempre più dense. Si formarono le prime stelle, palle immense di gas idrogeno, centinaia di volte più grandi del nostro Sole. Mentre si contraevano, si riscaldarono e presero vita. L'intensa radiazione cominciò a fluire attraverso i vuoti d'aria, che ebbe l'effetto, nel grande universo, di sprigionare gli elettroni del gas primordiale. L'universo si riempì, non con solidi, liquidi o gas, ma con un quarto stato della materia, il plasma. Sul nostro pianeta, il plasma si presenta solo in rare circostanze. In una fiamma incandescente. In un fulmine. O in un trasformatore elettrico bruciato. Composto da elettroni con carica negativa e ioni positivi,
Il plasma è il più delle volte elettricamente neutro, in quanto le cariche si compensano. Il fisico Irving Langmuir, nel 1920, scoprì che il plasma era anche un liquido che portava alle cellule del sangue attraverso il nostro corpo. Inoltre, lo sviluppo di onde radio portò alla scoperta sopra la Terra di un soffitto di plasma naturale, la ionosfera. Si libra sopra di noi, riflettendo alcune frequenze e assorbendone altre. La sua importanza divenne chiara quando gli ingegneri notarono che le onde radio avrebbero, in alcune condizioni, potuto viaggiare oltre il nostro campo visivo. Hanno scoperto che i segnali potevano rimbalzare fuori da questo stato conduttore in quello che è chiamato propagazione skywave. Nella Seconda Guerra Mondiale ci fu una nuova era delle comunicazioni globali in cui le radio furono utilizzate per eseguire complessi movimenti logistici a livello mondiale di truppe e navi. La presenza della ionosfera è dovuta a un flusso costante di particelle cariche o di plasma provenienti dal Sole. Una nave spaziale con componenti informatici complessi deve essere in grado di sopravvivere all'esposizione costante di queste particelle. Come parte del processo di progettazione, Ben e il suo team vogliono testare alcuni componenti dei loro razzi in ambiente formato da plasma attraversando l'atmosfera. Dobbiamo assicurarci che sia collegato bene, che tutto funzioni a dovere. Già. Questo lo fissiamo qui. Stai andando bene, continua così. Così è tali perfetto. Componenti saranno montati su un semplice telaio per mezzo di una corda legata a un pallone. Il filo centrale, ma posso farlo io. Aspetta vuoi. Un momento, dov'è finito il sensore? La struttura è dotata di una serie di nuovi sensori per effettuare scansioni indipendenti che contengono una colonia di batteri. L'idea è che i batteri possono rilevare le radiazioni. Succede che in qualche modo i batteri stessi mutano il loro aspetto se si mandano in un ambiente pieno di raggi cosmici e raggi X dell'aurora stessa, e così mutano. Dunque, rileviamo delle radiazioni grazie a queste mutazioni. Ed infine recuperiamo i batteri dopo che hanno sorvolato lo spazio in una di queste capsule palloncino. Quindi avete sistemato le telecamere? Una è qui. Inoltre vengono utilizzate una serie di piccole telecamere GoPro convertite per registrare l'intensità della luce infrarossa e ultravioletta normalmente nascosta all'occhio umano. Ancora un po', così si gonfia. Il team utilizza il gas argon per isolare gli strumenti contro il freddo. Questo lo mettiamo qui. E uno I pacchetti con sostanze chimiche rilevano il calore. Io ho fatto. Perfetto. Durante questo test, grazie alle telecamere, effettueremo riprese normali. Stabilizzano il telaio con piccoli giroscopi e li forniscono di dispositivi GPS per la rintracciabilità. Forte! Questa squadra sta lavorando alla progettazione di strumenti capaci di sopravvivere a un'eventuale pioggia di forte intensità. Il loro obiettivo è quello di progettare veicoli spaziali che in realtà sfruttano le proprietà esplosive del plasma. A differenza della materia sulla Terra, il plasma conduce elettricità e risponde ai campi magnetici. Nello spazio, queste proprietà influenzano la formazione di strutture, come le galassie e le nebulose.
giocano un ruolo importante in alcuni dei processi più violenti dell'universo, come la formazione di un buco nero. Un buco nero si forma a causa della morte di una stella gigante quando la materia collassa nel suo nucleo in immensi turbinii, in quelli che chiamiamo dischi di accrescimento. I campi magnetici prendono forma sul disco, espandendosi intorno alle regioni polari. Trascinano con sé enormi volumi di plasma per poi lanciarsi fuori a velocità elevate. Questi getti di plasma possono estendersi ben oltre i più grandi buchi neri. Potete vederli saltare in continuazione dai centri delle galassie, percorrendo migliaia di anni luce nello spazio. Studi di una gigantesca palla di plasma mostrano quello che potrebbe essere una sostanza complessa e fluttuante. Nel cuore del nostro Sole, alte temperature e pressioni di schiacciamento causano il contatto tra atomi di idrogeno, che scatenano una reazione nucleare, in cui gli stessi atomi si fondono con l'elio e il carbonio, generando calore. Questo calore aumenta lentamente sulla superficie del Sole in grandi pennacchi di plasma. Possiamo notare dunque come questo processo, chiamato convezione, mescola materia ed energia come masse in evoluzione continua. Una sorta di testa di temporale. Anche se l'energia si forma all'interno, la gravità del Sole e la densità possono soffocarne la fuga. Ciò è causato dai campi magnetici. Si intrecciano e si avvolgono, incanalando energia alla superficie. I campi possono alimentare immensi anelli di gas caldo, circa 60.000 gradi Celsius, per poi risalire dalla superficie solare e ricadere giù. Le più grandi eruzioni, chiamate espulsioni di massa coronale, possono raggiungere fino a 9 milioni di chilometri l'ora, viaggiando per tutto il sistema solare. Possono letteralmente infrangersi nel campo magnetico terrestre. Affinché le particelle solari si carichino, una parte segue l'orientamento delle linee del campo magnetico della Terra. Trovando un'apertura ai poli, queste particelle viaggiano attraverso l'atmosfera. Questo accade quando notiamo le splendide luci delle aurore boreali nel lontano nord o le aurore australi nel sud. Esse appaiono quando le particelle solari cariche si scontrano con le molecole di ossigeno nell'atmosfera, sprigionando bagliori di colore blu, rosso e verde, a seconda dell'altitudine.
Volando a 350 km sopra la Terra, gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale osservano le luci dell'aurora che circondano il bagliore delle stelle e delle città di notte. Vicino al Michigan, Ben e il suo team hanno creato un laboratorio per sfruttare questa strana sostanza in motori a razzo di ultima generazione. Questo laboratorio ricorda un periodo di vecchie esplorazioni. È dotato di una camera a vuoto gigante, costruita nel 1960, nella speranza di vincere un contratto per esaminare la sonda Apollo. Gestisce lo scambio d'aria dell'intero sistema dell'X-3. La camera ha dato al piccolo team universitario la possibilità di accelerare la ricerca sulla fisica della progettazione di motori al plasma e a razzo. Delle misure precise. Sì, certo. Non è molto difficile, comunque. In realtà fanno parte di una comunità di scienziati missilistici che si occupa dello studio sul plasma, all'interno della NASA e nelle imprese private come Ad Astra Rocket di Houston, in Texas. Poiché il plasma non si presenta naturalmente sulla Terra, la sfida è quella di crearlo e quindi usarlo. Le squadre iniettano un gas, generalmente argon, in una camera. Bombardano il gas con delle onde radio, che sprigiona elettroni e viene trasformato in plasma. L'insieme di elettroni e ioni accelera, mentre si muovono attraverso un campo magnetico generato da magneti superconduttori. Una seconda esplosione di onde radio riscalda il tutto fino a 1.000.000 di gradi Celsius. Ciò è sufficiente per dare la spinta a un veicolo spaziale. Siamo pronti. Piano. Piano. In effetti non è nuova l'idea di utilizzare il plasma per alimentare i razzi. Molto bene. 3, 2, 1. Guarda come va. Si dice che il fisico polacco Stanisław Ulam sia stato ispirato da un test su una bomba atomica nel 1940. Ipotizzò che le onde di plasma causate da piccole esplosioni nucleari avrebbero potuto spingere un veicolo spaziale a velocità estreme. Nel 1950 sognò di esplorare il sistema solare con questo veicolo spaziale di 360 tonnellate, la sonda Mars Bound. Quest'idea ottenne il finanziamento del progetto di Orione, al fine di guidare un veicolo spaziale con propulsione nucleare e atterraggio su Marte in un solo mese. Ma le preoccupazioni sullo scarico radioattivo censurarono il progetto. I razzi al plasma, pieni di reazioni nucleari, sono stati riportati in vita nei progetti di Daedalus e Nerva nel 1960. Nuovamente riproposti oggi, come parte di un viaggio verso Europa, una delle lune di Giove. L'aumento dei costi bloccò la missione.
Nuove tipologie di razzi al plasma sono passati a energia solare per alimentare i loro motori. Nel 2007, la sonda Dawn è stata inviata in orbita a bordo di un razzo Delta II. Una missione durata quasi 10 anni verso gli asteroidi. La sonda utilizza solo pochi litri di gas xeno al giorno. Con i motori infuocati per più di 2000 giorni, si prevede un viaggio a circa 38.000 km orari. Dopo una manovra gravitazionale su Marte, Dawn raggiunge l'asteroide Vesta nel 2011. Ha impiegato un anno per mappare la superficie in cerca di indizi sulla sua struttura interna. Ora si dirige verso Cerere, un pianeta nano localizzato dentro una fascia di asteroidi. Dawn sarà la prima sonda che l'abbia mai visitato. Composto da roccia e ghiaccio, Cerere potrebbe avere un oceano interno di acqua e ghiacciai. Ricorda un po' la formazione del Sistema Solare, quando pianeti di questo tipo nascevano e si sviluppavano. Razzi al plasma a lungo raggio, come quelli di Dawn, sono solo alcuni di quelli già utilizzati. La NASA lancia questo veicolo spaziale dotato di propulsori ionici e sala a bordo. Quasi ogni nuovo satellite geostazionario che possiede una società sarà lanciato in orbita e possiede una sorta di dispositivo a propulsione elettrica per svolgere attività come fermate, piccoli cambiamenti di rotta, manovre o tenerlo semplicemente nella sua orbita. La NASA sta progettando di usare un razzo al plasma per una spedizione davvero incredibile per il 2016. Volando a un'altitudine di 350 km, la Stazione Spaziale Internazionale ruoterebbe intorno alla Terra ogni ora e mezza. Per rimanere in alto, deve mantenere una velocità di 28.000 km all'ora. Ma i suoi pannelli solari e moduli di equipaggio, scontrandosi con piccole molecole nell'atmosfera superiore, la rallenteranno gradualmente, facendole perdere quota. Per mantenere l'altitudine, la stazione consuma circa 4.000 kg di carburante l'anno. Questo carburante deve essere spedito dalla Terra e a sua volta riduce la quantità di cibo, acqua, persone e attrezzature che una missione del genere è in grado di fornire. L'idea è proprio quella di utilizzare un razzo al plasma per contribuire a rafforzare una stazione più lontana, alimentata da elettricità generata da pannelli solari a bordo della stazione. I costruttori di razzi al plasma, come Ben, sperano che un giorno la tecnologia permetta loro di realizzare una missione umana a lungo raggio. Dopo alcune settimane trascorse, navigando nell'orbita terrestre, il razzo fa una pausa su Marte. Risparmiare del tempo di volo da un anno a diversi mesi ridurrebbe di gran lunga costi e rischi di equipaggio. Nel frattempo, Ben sogna a occhi aperti una rivoluzione ancora più grande per l'esplorazione dello spazio.
Come siamo messi con l'esperimento? Utilizzando razzi al plasma per alimentare una flotta di veicoli spaziali in miniatura. I razzi di Ben sono così piccoli da poter essere inseriti in un bagaglio a mano. Qui abbiamo un satellite in miniatura. Si tratta di un piccolo veicolo spaziale e la massa totale sarebbe di 5 kg, che vale circa 10 sterline. Misura 30 cm di altezza per 10 di larghezza. Sarebbe fantastico poter sostituire questo piccolo veicolo spaziale con uno dei nostri nuovi elementi di propulsione. Questo è il prototipo di un serbatoio. Così potremmo usarlo per conservare il nostro propellente e per iniziare sicuramente utilizzeremo un semplice gas. Il Dipartimento della NASA utilizza come combustibile il gas xeno. La squadra di Ben utilizza un altro tipo di combustibile che è più compatto e meno leggero, riuscendo a immagazzinare molta più energia. L'acqua distillata. Iniziamo a ionizzare il propellente con le onde radio e formeremo così un plasma, eliminando alcuni elettroni. Adesso avremo un oceano di ioni e di elettroni. Andiamo avanti. Abbiamo surriscaldato il plasma e poi acceleriamo il processo attraverso un ugello magnetico. Il plasma non tocca mai un materiale, in modo che non si raffreddi. Tutto questo potrebbe essere contenuto all'interno del veicolo spaziale. Certamente il serbatoio di propellente progettato deve avere la giusta dimensione, il giusto design, avendo così il modulo di propulsione all'interno del cubo stesso. Questo è un prototipo che consiste nel prendere corrente continua da una sorta di pannello solare fino alla superficie. In definitiva, le onde radio riescono a trasformare il nostro propellente in un plasma. Abbiamo poi ripreso questo plasma cercando di applicare solo un po' di forza. Diciamo che è qualcosa come il peso di un foglio di carta appoggiato sulla vostra mano. E questo perché c'è poca resistenza nello spazio. E immaginate di unire la quantità di questo peso con una velocità molto elevata per questa navicella. Quindi, se riuscissimo, potremmo inviare questi microveicoli spaziali detti nanosat in posti come la Luna, trasmetterli su Marte e magari inviarli su Giove, inserendo piccoli sensori a bordo in grado di rilevare eventuale presenza di vita su alcuni satelliti vicino Giove e Saturno. Dunque, invece di una missione NASA da $1 miliardo per esplorare le lune di Giove, saremo in grado di eguagliare la missione con meno soldi grazie a questi piccoli satelliti. Ecco, questo è il vero vantaggio. Essendo in grado di rompere alcune barriere economiche e tecnologiche, potremmo realizzare queste innovazioni molto più velocemente. Potrebbero volare molto spesso e fare molte più scoperte. Attualmente, centinaia di microsatelliti viaggiano nella nostra orbita. Sorvolando lo spazio su veicoli commerciali e governativi. Le loro missioni si basano sulla comunicazione di immagini della Terra. Poiché i costi di produzione sono molto bassi, aumenta il numero di missioni satellitari. Questa tecnologia è straordinaria. Con una serie di piani già all'attivo, il team riorganizza il traffico satellitare e i sistemi di comunicazione orbitali. Riuscire a prevedere dove atterrerà il carico. Ben e la sua squadra iniziano a pianificare una serie di missioni a livello interplanetario. Qui potete vedere alcune delle tecnologie a cui stiamo lavorando. Ben immagina che il suo piccolo gruppo potrebbe prendere il centro della scena in un progetto che visionari spaziali hanno immaginato a lungo, una fantastica opportunità per viaggiare attraverso il sistema solare.
Recentemente abbiamo modificato il progetto. Prevediamo un grande futuro per questi piccoli veicoli spaziali, che potrebbero formare addirittura una connessione web interplanetaria. È possibile immaginare un gran numero di questi veicoli in orbita intorno alla Terra, alla Luna e la tratta tra la Terra e Marte, fornendo dati tra le posizioni in modo da ottenere importanti informazioni. Potrebbe essere l'inizio di un vero e proprio sistema di internet solare che va oltre la Terra. Abbiamo un segnale radio che arriva dal carico. Si torna in Alaska. L'ultimo carico ha volato tutta la notte a un'altitudine di oltre 100.000 piedi. Il pallone è scoppiato per via della bassa pressione e il payload è atterrato. Sì, questo è il nostro GPS. E abbiamo ancora molta strada da percorrere. Da segnali GPS emessi dal payload, riusciamo a capire dove si trova. Questa sarà una grande avventura. Mancano ancora circa 5 miglia da percorrere. Ma ciò non significa che recuperarlo sarà un'impresa facile. Noi siamo qui e possiamo vedere Slid Road. Già. E sarà il percorso che andremo a fare. Oh. John conosce una scorciatoia da Slid Road a Dune Lake. Lì troveremo un piccolo lago che si trova ad ovest. La nostra destinazione sarà un miglio a nord. Ok, ho capito, bene. Non dovrebbero esserci problemi, stiamo procedendo bene verso Dune Lake. Poi usciremo dalla traiettoria proseguendo per questa strada. Sì, circa 5 bene. Miglia. Inizieremo a muoverci insieme ad Hans, grazie ai dispositivi GPS. Abbiamo il nostro primo carico utile, Aurora 1, che andremo subito a recuperare. Possiamo vedere le motoslitte e veicoli davvero importanti. Fortunatamente abbiamo due guide esperte che vanno alla ricerca di queste cose. Uno è un pilota di elicotteri militari in pensione. Adesso abbiamo l'unità GPS e tutte le coordinate. In linea d'aria siamo a circa 26 miglia da qui, ovvero circa 30-35 miglia dalla pista. Per le ultime 5 miglia rimaste cercheremo di realizzare un nuovo percorso. L'obiettivo sarà quello di navigare per sentieri colmi di neve e cercare di risparmiare del tempo. Ma se il payload è atterrato lontano dai sentieri, il team dovrà attraversare il paesaggio deserto con neve molto alta. Dunque? Secondo voi in che punto siamo? Andiamo nella giusta direzione? Noi ci stiamo dirigendo. Ci vorrà quasi tutto il giorno per arrivare a destinazione, ovvero 10 km dal payload. L'intera squadra dovrà attraversare colline e dirupi. Hanno percorso solo 3 chilometri. Il tempo passa e stanno girando in tondo. Non so cosa sia successo. Stiamo per tornare indietro e per recuperarla domani invieremo una squadra per un secondo tentativo. Questa prima ricerca è stata davvero deludente, ma sento che siamo molto vicini. Il carico è atterrato a 50 miglia dal luogo del lancio iniziale. Ed è fluttuato nell'atmosfera per 10 ore. È davvero frustrante non riuscire a trovarlo per poche miglia. Caspita! Il giorno dopo, una lunga escursione con le ciaspole li aiuterà a trovare il payload. La vittoria arride a chi sa attendere.
Uno degli obiettivi di Ben è quello di creare metodi innovativi per i viaggi nello spazio. Il maggio 2012 è stata una tappa importante che ha segnato la crescita della libera impresa nello spazio. La società SpaceX spedì con successo una capsula spaziale senza equipaggio grazie alla Stazione Spaziale Internazionale. Il risultato fu che sei mesi dopo nacque la prima missione di rifornimento commerciale. Ed ecco il momento del lancio del razzo SpaceX. Comincerà girando lungo il settore privato per poi raggiungere la stazione spaziale. Questo è solo l'inizio. La NASA sta cercando delle aziende in grado di fornire servizi di lancio orbitale e di essere partner a lungo termine di future missioni umane oltre la Luna. Con la speranza di potersi arricchire, le aziende stanno sviluppando habitat orbitali e aerei spaziali, creando delle basi per missioni destinate all'esplorazione e al turismo. Per Ben, questa nuova corsa allo spazio sarà rapida e innovativa. A causa del maltempo e dei forti venti, Ben e il suo team hanno scelto di lanciare il loro carico dallo spettacolare ghiacciaio Root a Denali, nel National Park. In mezzo a un terreno frastagliato di rocce, questo immenso fiume ghiacciato è una perfetta pista naturale. Il payload e il telaio sono stati preassemblati. Il team revisiona ogni singolo pezzo. Adesso gonfieranno il palloncino con l'elio. L'alba si avvicina e il pallone col payload è pronto. Possiamo lasciarlo andare. È una bella giornata. Siete pronti, ragazzi? Adesso accendo il GPS. Verifico la telecamera. Un'inquadratura alla squadra. E vola via. Il pallone segue le correnti attraverso la densa aria polare. Arriva la notte e il pallone sale fino allo spazio. Nel frattempo, in alto, una tempesta solare è in arrivo.
A bordo della Stazione Spaziale Internazionale, l'astronauta Don Pettit sta osservando le aurore a nord, grazie agli oggetti lanciati dal team di Ben. Durante il volo del pallone, Don passa sopra l'Artico più volte. Le aurore che fotografa sono un indicatore della quantità di particelle solari che investono i componenti del razzo di Ben. Questo è un momento di elevata attività solare, che in media si conclude in un ciclo di 11 anni. Il circolo polare artico è incorniciato da un anello di luci aurorali danzanti. Drappeggi verdi, rossi e blu abbelliscono il nostro pianeta. Questo esperimento universitario è all'apice degli studi della scienza moderna, dominato da grandi progetti internazionali, come il telescopio spaziale Hubble, la Stazione Spaziale Internazionale o il Large Hadron Collider. Questa tecnologia che stiamo cercando di miniaturizzare è significativa. Sicuramente aprirà nuove frontiere. È come la miniaturizzazione tecnologica informatica che conosciamo oggi. Infatti ognuno di noi porta in giro un telefono cellulare. Sono dei piccolissimi computer. Elaborando milioni di dati ti portano a destinazione grazie al GPS. Questo tipo di tecnologia non esisteva 20, 30 o 40 anni fa, quando questi grandi computer occupavano solo i laboratori nazionali. Oggi stiamo cercando di cambiare lo schema di esplorazioni nello spazio, rompendo tutte le barriere della tecnologia e fare molto di più per migliorare la nostra capacità e conoscenza. Il team di Ben crede nella formula piccoli gruppi per realizzare grandi progetti. Il suo principale obiettivo è quello di aprire nuove vie di esplorazione nello spazio. È affascinante pensare che individui come loro vogliano superare i limiti verso nuove frontiere. Con tecnologie sempre più piccole e potenti, gli ostacoli per l'esplorazione dello spazio sembrano non esistere più. Chi potrà ostacolare questa nuova generazione di esploratori?